Buonasera a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dedicata al Veneto. In apertura il balzo dei contagi, sono 16.602, nuovo record della regione, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, sono 28 i decessi. Il rialzo dei casi si deve anche all'aumento dell'attività di tracciamento con oltre 153.227 tamponi fatti nella giornata di ieri. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 686.879. Le persone attualmente positive al Covid in regione sono 124.359. Pesante anche la situazione ospedaliera. Nelle aree mediche sono ricoverate 1.366 persone e 209 invece nelle terapie intensive, un aumento giornaliero di 59 unità. E proprio su questo tema ha parlato quest'oggi il presidente della regione Luca Zaia, che ha fatto il punto sul contagio e ha parlato anche della riapertura delle scuole con lo spunto che è arrivato proprio da lui, quello dei test fai da te con un automonitoraggio che potrebbe, se non altro, garantire la presenza in sicurezza. Sentiamolo. Positivi nelle ultime 24 ore 16.602. È un po' il top score, no? Il massimo dei positivi. Pensate che sono andato a guardare dei dati, siamo addirittura 4 volte tanto le punte massime di dicembre. Ci abbiamo fatto in 4 in una giornata, abbiamo fatto 4 giornate di tempesta di dicembre dell'anno scorso, del 2020, ve le ricordate quelle giornate? Erano giornate da 200 morti al giorno, erano giornate tragiche, ma nonostante questi 16.000 ne viene fuori cosa? Che noi abbiamo fatto 153.000 tamponi, 153.227 per l'esattezza, e l'incidenza, cioè la percentuale dei positivi sui tamponi, lo si capisce chiaramente, 16.000 su 153.000, 10%, 10,83%. Fate un test, fai da te. Vedo che finalmente nei supermercati se ne trovano sempre di più, erano un po' spariti, scomparsi dopo gli annunci fatti gli altri giorni, anche diciamo, durante le festività natalizie sono stati utilizzati. È bene perché il cittadino comincia a entrare nell'ottica dell'autodiagnosi. E penso che questo aspetto lo dovremmo anche portare con un po' di coraggio, magari utilizzando i sanitari o i tamponi in fossa nasale, anche nelle scuole. Cosa che si fa già in altri paesi. Non c'è nulla da inventare. Lo fa Israele, lo fa la Gran Bretagna che ha annunciato di fare un tampone all'ingresso nelle scuole finite le vacanze e poi due tamponi a settimana, ma in Gran Bretagna i cittadini vanno presso i centri di distribuzione, farmacie, le drogherie e si fanno dare i tamponi che sono tra l'altro anche gratuiti, se li chiedi il danno se li fanno. Questo è quello che accade. La scuola aprirà o non aprirà? Noi tifiamo tutti perché la scuola apra. Ma di certo deve essere la comunità scientifica, dati alla mano, a certificarne la possibilità di aprirla. E il Veneto darà la possibilità ai medici di base di ampliare in via temporanea e volontaria da 1.500 a 1.800 i pazienti, riconoscendo una indennità ulteriore. È una decisione approvata proprio dalla giunta regionale perché c'è davvero bisogno di sostegno anche da parte dei medici in questo periodo. Ai medici che accetteranno di aumentare i pazienti verrà riconosciuta un'indennità per l'assistente amministrativo di studio fino a 2 euro per assistito, che si sommano ai 3,50 per paziente già previsti. La misura è già stata applicata in alcune aziende ULSS. Un'altra decisione riguarda i medici di continuità assistenziale, le cosiddette guardie mediche, la cui tariffa è stata parificata a quelli delle USCA da 23 a 40 euro all'ora. Queste misure complessivamente costerebbero 52 milioni di euro all'anno disponibili nel Fondo Sanitario Regionale. E adesso parliamo anche delle misure di prevenzione, in particolare modo delle mascherine FFP2. Da oggi entra in vigore il prezzo calmierato
di 75 centesimi anche per la città di Venezia. L'indicazione è stata data dall'assessore alle società partecipate Michele Zuin, che gestisce le farmacie comunali, e quindi in queste farmacie sono disponibili le mascherine FFP2 a prezzi calmierati. Ci uniformiamo velocemente a quanto previsto dall'accordo tra Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite con la struttura commissariale italiana, d'intesa con il Ministero della Salute e l'Ordine dei Farmacisti. La decisione è quella scelta per venire incontro alla cittadinanza per usufruire di questo prezzo calmierato nel più breve tempo possibile. L'obbligo delle mascherine FFP2, previsto ormai nei mezzi pubblici e in tanti altri luoghi, non può incidere troppo, ha detto il Comune di Venezia, sulle tasche dei cittadini. E immagino che il nuovo record dei contagi regionali, ma anche le decisioni della Giunta, come l'aumento dei pazienti per i medici, siano in pagina già sul Gazzettino di domani. Ci colleghiamo con Ario Gervasutti dalla redazione centrale. Buonasera caporedattore, che cosa potremo leggere domani sulle pagine del Gazzettino? Buonasera, buonasera a voi telespettatori di Udinese TV. Sì, ovviamente l'impennata incredibile, il numero record di positivi, 16.000, più di 16.000, è ovviamente al centro dell'attenzione nostra, dei giornali, ma non solo, anzi, soprattutto direi all'attenzione delle autorità che devono decidere il da farsi. Da questo punto di vista però il governatore Zaia è stato abbastanza chiaro e tranquillizzante, perché pur essendoci questa impennata non ci sono le terapie intensive piene, e quindi dovremmo riuscire ad evitare la zona arancione. Questo significa che il picco di contagi dovrebbe seguire le previsioni che lo vedono arrivare tra una decina, quindicina di giorni. Poi, se Dio vuole, dovremmo ridiscendere. Però a fronte di questo c'è da fare i conti con l'ormai prossimo ritorno a scuola degli studenti, e nella giornata di oggi è stata impegnata in una serie di frenetiche consultazioni a livello sia regionale, cioè tra le regioni, e sia a livello di governo nazionale, perché il Presidente del Consiglio Draghi ha convocato un vertice con il Ministro dell'Istruzione, il Generale Figliuolo e altri ministri, per sostanzialmente decidere il da farsi. Le regioni viaggiano un po' in ordine sparso, anche se ufficialmente chiedono di ripartire con le scuole il 10 come previsto, ma ci sono alcune regioni che invece spingono per un rinvio, e l'ipotesi del rinvio è quella che in questo momento il Presidente del Consiglio sta valutando. La decisione sarà presa domani nel corso del primo Consiglio dei Ministri. Utile. Ovviamente, come avete accennato anche voi, avete annunciato anche voi, la Regione Veneto, a fronte di questa emergenza sanitaria che ormai si sta consolidando e radicalizzando, è intervenuta con un finanziamento straordinario di 52 milioni di euro per alzare le soglie di copertura dei medici di base da 1.500 pazienti ciascuno a 1.800 pazienti, e questo farà sì che, insomma, vengano compensati i buchi di organico che ammontano in Veneto a quasi 500 medici in tutta la regione. C'è ovviamente molto altro sul Gazzettino di domani. Vi segnalo due o tre cose, oltre ovviamente alla partita per il Quirinale, che inizierà ufficialmente il 24 gennaio con la prima seduta per il primo voto nel tentativo di eleggere il nuovo capo dello Stato. C'è un incontro dal significato politico piuttosto pesante che c'è stato tra il sindaco di Treviso, ma soprattutto in questo caso nella veste di presidente dell'ANCI Veneto, dell'Associazione dei Sindaci del Veneto, e il sindaco di Milano Sala, che insieme hanno evidenziato, hanno anche redatto un documento per evidenziare al governo come il PNRR, cioè il piano di finanziamento sostanzialmente che dovrebbe essere distribuito per rilanciare l'economia dell'Italia,
sia totalmente sbilanciato a favore del Sud. Basti pensare che in base ai calcoli e ai dati in possesso dei comuni, sostanzialmente il 90% dei progetti di riqualificazione ambientale e urbanistica presentati dal Sud sono stati accolti e finanziati, solo il 10% di quelli presentati dal Nord sono stati finanziati. Questo ovviamente denota una disparità che i sindaci di Milano, che ricordiamo è di centrosinistra, e il presidente dell'ANCI Veneto, sindaco di Treviso della Lega, hanno insieme evidenziato al governo. Quindi un elemento, una disparità che è destinata a far discutere. Ci sono molte, molte altre notizie, ve ne segnalo solamente una in particolare di sport, o quasi di sport per meglio dire, che riguarda il caso del campione di tennis Djokovic, che clamorosamente ha avuto una dispensa personale ad personam per poter entrare in Australia a disputare gli Open di tennis, nonostante non sia vaccinato, sia un convinto Novax. E questo ovviamente ha scatenato le proteste a livello internazionale, perché è uno strappo alla regola che non si capisce perché debba valere per Djokovic e non debba valere per molti altri. Quindi questa è una scelta fatta dalle autorità australiane destinata a far discutere a livello mondiale. Queste altre notizie le troverete ovviamente con il Gazzettino domani in edicola. Vi ricordo sempre che chi ha l'abbonamento digitale le può leggere già a partire dalla mezzanotte. Grazie, grazie, buon lavoro alla redazione del Gazzettino e a Dario Gervasutti. Torniamo a Venezia, dove le feste, le manifestazioni dal Carnevale in poi sono state confermate per questo 2022, anche se con qualche dubbio per la situazione pandemica. Il Comune di Venezia ha confermato tutti i principali eventi e le manifestazioni del 2022. Il sindaco Luigi Brugnaro, durante la conferenza di fine anno tenutasi nei giorni scorsi, ha annunciato che il Carnevale si farà o in presenza o in versione digitale come la scorsa edizione. Tutto dipenderà dal livello che avrà raggiunto la pandemia. Confermata anche la Biennale d'Arte dal 23 aprile al 27 novembre, così come la Mostra del Cinema del Lido dal 31 agosto al 10 settembre. Il primo cittadino ha aggiunto anche che dopo il grande successo in termini di presenza e visibilità della scorsa edizione ci sarà anche il Salone Nautico all'Arsenale. Il sindaco ha poi commentato: siamo in un periodo di enormi difficoltà, bisogna fare attenzione agli assembramenti e vaccinarsi, perché con la vaccinazione si evita il lockdown. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile, alla luce delle previsioni meteo, ha emesso un bollettino nel quale si dichiara lo stato di attenzione nella regione per gelate previste dalla mezzanotte di domani alle ore 8 del 6 di gennaio. L'allerta riguarda la costa e la pianura limitrofa per vento forte, i fondovalli prealpini per nevicate attese dalle 15 di domani fino alle 8 del mattino del 6 di gennaio. In tutti i casi lo stato di attenzione è da considerarsi e riconfigurare a livello locale in preallarme o allarme a seconda dell'evoluzione meteorologica. Il tempo infatti sarà a tratti perturbato con precipitazioni in moderata intensificazione e estensione nel pomeriggio, temperature in calo con anche nevicate in sensibile abbassamento a partire dalle Dolomiti. Rinforzo poi dei venti da nord in quota dal pomeriggio, bora forte sulla costa e pianura limitrofa fino alle prime ore di giovedì. Veniamo anche ai numeri delle operazioni della Polfer. Sono state 113.133 le persone controllate nel 2021 dalla Polizia Ferroviaria di Verona, Vicenza, Trento e Bolzano, con un aumento dell'oltre il 29% rispetto al 2020. E sono 43 gli arrestati, 468 gli indagati, numerosi anche i sequestri. 18 armi, di cui 7 da taglio e 11 improprie, nonché 1.314 grammi di hashish e marijuana sequestrati. Durante l'anno sono state impiegate 12.539 pattuglie in stazione, 335 a bordo treno, presenziati complessivamente 685 convogli ferroviari e predisposti anche 859 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui treni. Nel 2021 gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno inoltre rintracciato 25 persone scomparse, di cui 18 minori.
Andiamo adesso a Castelfranco, dove un finanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione permetterà la realizzazione di una nuova sede per il Conservatorio Musicale Agostino Stefani. La prima tranche è già arrivata e l'obiettivo è quello di indire la gara al più presto per posare la prima pietra entro fine dell'anno. È arrivato il tanto atteso finanziamento per la nuova sede del Conservatorio Agostino Stefani di Castelfranco Veneto. 1.107.000 euro, pari alle prime due annualità, su un totale di 10 milioni che arriveranno nei prossimi anni dal Ministero. Altri 600.000 euro sono invece stati stanziati sempre dal Ministero per la didattica e consentiranno l'assegnazione di 9 nuove cattedre e l'assunzione di 4 persone, amministrativi e coadiuvatori. Il nuovo Conservatorio nascerà tra via Riccati e via San Giacomo. L'obiettivo è la realizzazione del progetto esecutivo entro la prossima estate. Una volta ultimato, si aprirà la gara per l'assegnazione dei lavori, con l'obiettivo di riuscire a aprire il cantiere entro fine 2022. Il direttore del conservatorio, Stefano Canazza, ha sottolineato l'importanza di ricostruire una nuova normalità e di continuare a regalare musica e bellezza alla comunità. Soddisfazione trapela anche dal comune, che ha concesso Palazzo Preti incomodato d'uso per 50 anni al conservatorio. Il sindaco Stefano Marconi ha definito il progetto una delle più importanti operazioni di edilizia culturale realizzate in città negli ultimi anni, che renderà la scuola di musica a livello dei campus internazionali. Andiamo a Belluno, dove si estende la rete di videosorveglianza. Il sindaco annuncia l'arrivo di nuove telecamere per il controllo del centro storico. Gli ultimi fatti di cronaca danno ragione all'amministrazione Massaro. La rete di videosorveglianza del capoluogo va ampliata e così nel Comitato Sicurezza e Ordine Pubblico, che si riunisce periodicamente in prefettura, è stata decisa l'installazione di due nuovi sistemi in due punti del centro cittadino dove nel corso dell'estate scorsa si sono verificate risse e atti vandalici. La parola al sindaco di Belluno, Jacopo Massaro. Abbiamo fatto un investimento importantissimo in termini di videosorveglianza nella città di Belluno. Siamo una delle città più avanzate dal punto di vista della videosorveglianza e continueremo a farlo. Installiamo anche adesso nuove telecamere, non dove vogliamo noi, ma nelle posizioni che sono proprio le forze dell'ordine che ci dicono, che ci indicano come posti più sensibili, e siamo disponibili a mettere anche nuove risorse. Queste cose qua sono veramente inaccettabili. Andiamo a Padova, dove verrà sostituita da una copia e trasferita al Museo della Basilica di Sant'Antonio la statua equestre del Gattamelata di Donatello, che si trova sul piazzale antistante l'edificio sacro. Ad annunciarlo è stato il delegato pontificio al santo, Monsignor Fabio Dalcin. Il costo dell'operazione, che prevede anche il restauro dell'originale, danneggiato dal maltempo e dal guano dei piccioni, ammonta a circa 2 milioni di euro. A lanciare l'appello per la salvezza del monumento, realizzato dallo scultore fiorentino tra il 1446 e il 1453, era stata nei giorni scorsi Italia Nostra. Era questa la nostra ultima notizia, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un ottimo proseguimento di serata con Udinese TV. Vi lascio alle previsioni del tempo. Un saluto agli amici di Udinese TV che ci seguono dal Veneto e ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì caratterizzato dall'arrivo sull'Italia di una perturbazione atlantica responsabile quindi di un peggioramento delle condizioni su tutta la regione. Avremo cieli più nuvolosi e piogge e rovesci che insisteranno soprattutto dal pomeriggio e sera. Nevicate sulle Alpi anche a quote medio-basse. La perturbazione porterà con sé aria più fredda. Avremo quindi un calo delle temperature con massime che non supereranno i 10-11 gradi in pianura, valori più contenuti in montagna. Dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.